Venezia, città dell'arte contemporanea, ospita la seconda tappa della personale dell'artista Roberto Piaia. La mostra si intitola Bacco, Venere, Gioielli in quattro città europee ed è ospitata a Venezia nelle prestigiose sale del Boscolo Hotel dei Dogi. Musa indiscussa di questa personale itinerante che vede come seconda tappa dopo Roma la città di Venezia è Natalia Mesa Bush, modella di origine spagnola e sudafricana, nata nelle Tenerife che approde in Italia e subito si fa notare prendendo il posto di Michelle Hunziker. Nel 2005 infatti viene eletta Miss Roberta Girl of the Year. La mostra è composta da 12 tele dipinte a olio e 12 bozzetti a matita su carta. In concomitanza dell'evento sono stati presentati anche due orologi in sand uomo-donna appositamente disegnati dal maestro e due confezioni di 12 bottiglie numerate di vino bianco-rosso con l'etichetta raffigurante mese per mese il calendario del maestro della Surfivo. E se nell'antica Roma il vino era il nettere essenziale delle feste, in questa occasione si è brindato con un eccellente prosecco e un masello dei colli trevigiani. Il maestro originario di Treviso, Moriago, classe 1961, dipinge per autentica passione, scaricando nel gesto e in sciabolate di luce sature e squillanti la sua energia esistenziale, la sua percezione della realtà come costante flusso energetico, insieme alla sua volontà di testimonianza, di presenza, di sguardo pensante e attivo nelle cose, sulle persone e anche sugli eventi. Maestro, la sua mostra si intitola Bacco, Venere e gioielli ed è stata scelta a Venezia. Perché? Ma è scelta Venezia perché io sono di origini venete e quindi anche qui a Venezia mi è sempre piaciuto fare un qualcosa di particolare. E diciamo che questa è l'occasione per eh, presentare le mie opere eh, eh, qui sulla laguna che è la città dei desideri, quindi questo modo anche di portare la mia arte a Venezia può essere anche un modo diverso per far conoscere intanto la mia pittura e poi anche per arricchire le case qui anche nel Veneto e soprattutto su Venezia. Modella di questa singolare personale è Natalia Mesa Bush. Come mai è stata scelta Natalia? Eh, diciamo che la stessa parola Bacco Venere Gioielli dice che Natalia è una Venere, quindi arriviamo su un metro novanta di ragazza, quindi è molto, molto particolare e molto bella. Eh, poi ci lega anche il fatto di un, un po' di amicizia, eh, nata come un gioco ed è diventata una realtà. Quindi, questo calendario non voleva essere il solito calendario dei mesi che noi troviamo in edicola o dappertutto, ma eh, voleva essere un, un calendario simbolico, tenendo sempre fede a una realtà, una bella realtà come Natalia Bush. Natalia, cosa significa essere una modella, ma per un artista? Penso per me è una cosa nuova, una cosa molto bella. Penso che per me sia stato un piacere posare per Roberto Piaggia. A parte, bueno, no, che era molto vestita, bueno. questa foto sì, fatela che più mi piace. Perché, non so, è sempre una bambina che sta giocando con, con il ghiaccio, no? E per me è stato un piacere, sono molto felice di aver fatto questo calendario con Roberto Piaggia. E ha sido un'esperienza bellissima perché io. Come modello non è che lavoro tanto, lavoro più nel spettacolo, campagna pubblicitaria, però sono molto felice. Tutti gli italiani ti conoscono per una campagna pubblicitaria molto importante qui in Italia. La di Roberta, no? È il lato B. Però in questa maniera faccio anche vedere il lato A, no? Bello. I tuoi progetti futuri qua in Italia quali sono? Bueno, lavorare in tv, recitare. Mi piace tanto l'Italia perché è molto simile alla Spagna, sono molto felice di stare qua. Ma ultimamente hai fatto anche un film, non hai fatto solo la modella per Piaia? Sì, hai fatto un film che si chiama La bellezza femminile con Ulderico, che siamo sei ragazze. È bellissimo, ieri hai fatto la presentazione. Come è andata? Benissimo. A parte ho anche fatto un calendario qua in Italia io non in Spagna. Grazie. Cosa contraddistingue la pittura di Piaia rispetto agli altri artisti? I contenuti il modo di esprimersi superando eh, l'iperrealismo il consumismo immaginifico della pop art. C'è una modella singolare perché è una modella che è anche nella vita, che dopo l'artista invece riprende in una forma un po' diversa, passando per tanti arti, non soltanto quella della pittura. Ma, eh, Piaia ha preso la modella non come Leonardo Monalisa, ma l'ha riportata sulla tela. Eh, dimenticando la psicologia di Natalia e facendo, che è una malinconica in effetti Natalia è un, corpo, un bel corpo, ma se guardiamo il suo viso è assai triste, mentre la eh, modella e senza psicologia questa di Piaia è un corpo naturalis e carnalis, come avrebbe detto Platone. Quindi il titolo di questa personale, Bacco Venere Gioielli, si sposa perfettamente anche con le caratteristiche di questa singolare Natalia Mesa Bush. Sì, si sposa, si sposa eh, in quanto eh, dice tutto e non dice niente, e siccome viviamo in una società virtuale, accontentiamoci di questo.